Grazie, benvenute in questo video. Allora, questo è un video un po' particolare che dovete prendere con le pinze. Me l'avete chiesto in tantissimi di parlarvi di questo argomento. Io ho rimandato sempre perché finché non avevo, diciamo, l'intenzione di dirvi il motivo per cui ho fatto questa cosa, cioè la dieta, e non ve ne volevo parlare perché comunque è stato un percorso fatto per una motivazione nel mio caso. Mi avete chiesto in tantissime quando io stavo facendo la dieta di parlarvi della dieta, eccetera. Adesso, quando poi vi ho fatto il video sulla gravidanza, cioè diciamo dove vi ho annunciato la gravidanza, dove ho parlato del mio percorso, eccetera, è riuscito questo argomento e molte ragazze mi hanno richiesto di parlarvi di questa cosa. Allora ragazze, io ho fatto, andiamo al succo del discorso perché penso che mi perderò in questo video, dirò di tutto di più. Io ho fatto la dieta perché durante il mio percorso è uscito che per l'ovaio policistico, cosa di cui soffrono molte donne, c'è il rischio di insulinoresistenza. E io ho fatto l'analisi del sangue, che si fa la curva da carico, però c'è quella glicemica e quella insulinemica, io l'ho fatto tutte e due. Quella glicemica tutto ok, quella insulinemica parlo quando la feci, non ero in gravidanza, tutto ok. E quella insulinemica mi uscì un po' sballata, quindi sono rientrata nel rischio delle persone che hanno insulino, cioè non nel rischio, in quelle persone che hanno l'insulinoresistenza. Che non è il diabete, ovviamente, perché il diabete è quando poi la glicemia va fuori controllo. Nel mio caso invece la glicemia è perfetta, però devo evitare, cioè devo avere un'alimentazione che mi aiuti a tenere sotto controllo la produzione di insulina. Perché è come se il mio corpo non la riesce poi a smaltire, a canalizzare e si accumula. Allora ragazze, cioè la mia dieta non è stata una dieta, cioè non puoi mangiare più questo, non potrai mangiare più quell'altro, ok, no, è stato un cambiamento proprio di stile di vita, cambio di alimentazione. Io ragazze sono andata prima da una diabetologa che passava l'ASL, cioè non a pagamento, e mi diede una dieta molto restrittiva, non mi spiego nulla. Dei vari alimenti, le sostituzioni, le cose, mi metto un foglietto e via. Non mi sono trovata bene all'inizio perché mi venivano molti dubbi su cosa potessi mangiare, se magari io sgarravo cosa poteva succedere, eccetera. Quindi ho deciso di andare poi a pagamento da un dottore che qui, cioè no, qui, so che è uno dei maggiori esperti in insulinoresistenza, sono andata a pagare fior di quattrini e lui mi ha dato una dieta che ovviamente io non vi farò vedere. Nel senso che non è che voi dovete fare la mia dieta, perché non è una dieta, era praticamente un regime alimentare corretto. Perché lui mi spiegò: non è che tu stai facendo questo cibo perché hai una malattia o qualcosa, tutti dovremmo mangiare così, mi spiegò lui. Perché è una dieta equilibrata, ok? Poi ovviamente che se uno deve perdere peso perché deve perdere 40 kg, non farà mai questa dieta, perché questa dieta è una dieta da 1640 calorie, cioè che non sono poche, e io vi dico che facendo questa dieta io ho perso 9 kg, cioè li ho persi in 6 mesi circa, però ho perso 9 kg e mangiavo, ragazze, mangiavo, quindi non è che ero affamata. Ho eliminato praticamente gli zuccheri semplici, cioè proprio lo zucchero. Saccarosio, queste cose qua, tranne quelli della frutta, quelli di tipo il fruttosio, che comunque è sempre uno zucchero semplice, però quello della frutta è un zucchero che, cioè la frutta va mangiata perché ha anche altre cose positive che ci apporta proprio all'organismo e quindi non me l'hanno eliminata, anzi ne mangiavo. E poi i cereali, preferibilmente integrali. Ma non era una regola fissa, cioè nel senso io potevo scegliere di mangiarmi anche la pasta normale, il riso normale, eccetera. Ovviamente era importante seguire le informazioni che poi loro mi hanno scritto sul retro, dove mi spiegavano per i vari cibi, questa ora la faccio vedere perché penso che può essere utile a tutti, tipo la frutta.
quali tipi di frutta hanno più zuccheri, quali ne hanno meno, le carni, quali erano preferibili, il pesce, i formaggi, legumi, verdure, eccetera. Le modalità di cottura, vabbè, ovviamente vapore, griglia, arrosto, cartoccio, bolliti, eccetera, eccetera, per le carni, il pesce, per le verdure, bollite, vapore, griglia, forno e trifolate. Quando io potevo praticamente, allora, poi io man mano mi sono adeguata perché io avevo, vi dico, allora, la colazione classica. Nessuno me l'ha tolta, vietata, anzi, tutto un video recente mi hanno detto che non dovrei mangiare quelle cose che sono piene di grassi e di zuccheri. Ma io nella mia dieta c'avevo, ora ve li faccio vedere perché poi sembra che uno dice delle fesserie. Non vi volevo far vedere le cose, ma ve le devo far vedere perché qua così è. La colazione c'avevo latte parzialmente scremato o yogurt magro 150 grammi, pane comune 50 grammi, o fette biscottate 35, fiocchi di cereali 35. Questo qui, ragazzi, è la colazione. Allora, non è che io potevo mangiare questo e poi non potevo mangiare altro, perché questa era la mia colazione tipo, perché ovviamente la dieta è personalizzata, mi hanno chiesto cos'è che io mangiavo prima normalmente, e da lì hanno creato la dieta anche in base alle mie abitudini alimentari per rendermi più facile portarla a termine, perché se uno stravolge totalmente il suo modo di mangiare, durerà poco la cosa, sto morendo di sete. La cosa importante nella mia dieta era di evitare di accoppiare, che ne so, la pasta con i legumi, cosa che io facevo sempre, tipo pasta e lenticchie, o quantomeno se le accoppiavo dovevo rispettare delle dosi che erano inferiori per entrambi i componenti, perché era come se entrambe le cose. Non so spiegarvelo, ma cioè comunque i legumi nella mia dieta erano messi in sostituzione della pasta. Quindi se io volevo mangiare pasta e legumi, dovevo dimezzare la pasta e dimezzare i legumi. Non so se mi sono, diciamo, spiegata. Io potevo anche mangiare pane e pasta nello stesso pasto, sempre dimezzando andando a vedere nella sostituzione quanto ne avrei dovuto mangiare se decidevo di mangiare pasta e pane, cioè erano, ma mettiamo caso che dovevo mangiare 90 grammi di pasta, se io decidevo di mangiare poi anche il pane, la pasta allora ne dovevo mangiare, aspettate che ve lo dico, 50 grammi e poi mangiare 50 grammi di pane, cioè meno. La cosa importante della mia dieta che mi dissero che io non dovevo mai sgarrare era quando io mangiavo il carboidrato, cioè la pasta, il pane, i legumi, accoppiare sempre le proteine magre, cioè la carne magra, il pesce magro, il formaggio magro, che era una volta a settimana per il formaggio, e poi la verdura e la frutta. Io avevo un pasto proprio completo. Ovviamente rispettando tutte le quantità, perché io mangiando la proteina magra, mi hanno spiegato, almeno così mi hanno spiegato, poi ragazzi, io non sono un medico, vi dico quello che hanno detto a me, mi hanno spiegato che il mio corpo gli zuccheri dei carboidrati li avrebbe fatti passare più senza, diciamo, assorbirli del tutto, perché comunque essendoci le proteine e tutto, il corpo per prendere i nutrienti da tutte le parti avrebbe fatto, ve lo spiego a parole mie ovviamente, passare più facilmente gli zuccheri e quindi non li avrei assorbiti. E questa, diciamo, era la cosa importante che dovevo seguire sempre. Poi potevo scegliere anche di mangiare una frutta via. Vietata non c'era niente, me lo spiegò anche il dottore. Di vietato non c'è nulla, ok? Per esempio la banana è un frutto che chi ha di questi problemi non dovrebbe mangiare in teoria perché ha un altissimo indice glicemico. Come per esempio i cachi, i mandarini, i fichi, l'uva. Lui mi disse: non è che tu non devi più mangiare una banana in vita tua o uva in vita tua. Se la tua porzione è 200 grammi di frutta e tu quella volta, quel giorno, ti vuoi passare lo sfizio e ti vuoi mangiare l'uva, te ne mangerai 100 grammi, metà, devi dimezzare e ovviamente non deve essere tutti i giorni, ovvio, perché se io tutti i giorni mangio la frutta con l'alto indice glicemico, siamo a posto.
E questo era, ragazzi, quello che io ho seguito alla lettera. E io vi dico che veramente per quei mesi, perché avevo un obiettivo in testa, non ho mangiato dolci o cose che sapevo mi potessero portare indietro nel mio obiettivo, ma perché solo perché avevo un obiettivo. Però se uno ha soltanto un problema di insulino resistenza e non ha, diciamo, da fare cose mediche relative a questa cosa, non è che se una volta uno si mangia un gelato è finita la dieta e tutto, no. Io quello che vi consiglio, perché non mi sento di dirvi, cioè, comunque questo non è una dieta, è un regime alimentare corretto che io dovrei seguire per la mia salute, ok? E io vi dico, le diete molto restrittive oppure fatte, diciamo, di testa nostra, spesso non portano i risultati che dovrebbero portare, perché uno si tende a sgarrare. Due, quando uno si priva per lunghissimo periodo di tante cose, poi arriva il momento che quando finisci la dieta ricominci a mangiare quelle cose da capo perché poi ne hai voglia, te la mangi una volta, poi te la mangi 2 volte, poi riprendi a mangiare altre 2 cose che non mangiavi più e così via, torni a mangiare come mangiavi prima e riprendi tutto il peso che avevi perso, ovviamente. Quindi secondo me la cosa corretta è proprio lo stile di vita, si deve attenere proprio a un regime alimentare giusto. Poi ci sta che la domenica mi voglio mangiare un gelato, mi voglio scofanare un dolce, ok, lo faccio, ma so che è un'eccezione. Per esempio i biscotti a colazione sono un dolce. Pure io mangio i biscotti a colazione, però lo so che i biscotti a colazione non sono... Perché lo vediamo secco, lo vediamo, cioè il biscotto è biscotto, c'è dentro lo zucchero, c'è dentro il burro, c'è dentro le cose che comunque non sono ipocaloriche. E io per esempio non compravo cose dove c'era scritto senza zucchero, tranne il dolcificante per il caffè, però tipo le merendine, queste cose qua, perché poi ho scoperto che... Spesso in questi prodotti dove c'è scritto senza zucchero si intende che non c'è saccarosio, ma ci sono altri dolcificanti che a volte sono anche peggio dello zucchero semplice, tipo adesso non me ne vengono in mente, però se fate delle ricerche ve ne accorgete. E, ci sono degli zuccheri che sono, non sono classificati come zuccheri, ma sono zuccheri e quindi non avete risolto niente. Quindi a quel punto meglio mangiarsi... Quella volta lo sfizio per intero, cioè nel senso vi mangiate il cornetto sapendo che state facendo uno sgarro, ma non che poi diventa un'abitudine che mangio tutti i giorni la merendina senza zucchero perché invece secondo me vi abituate tipo a mangiare cose dolci in generale e questa cosa porta poi a non... A sentirne proprio il bisogno, perché le cose dolci purtroppo più ne mangiamo e più ne vogliamo mangiare. È proprio una cosa tipo droga. Così io infatti vedo a volte dei video di gente che fa video tipo vi faccio vedere la mia alimentazione sana e fanno vedere dei prodotti che sono per me tutto tranne che sano. Per esempio tutte queste barrette ripiene, queste cose, non è che perché c'è scritto che una barretta ha 40 calorie vuol dire che quella barretta è sana, no. E non è che perché, per esempio, cioè sì, è vero che la mele essiccata è meglio di mangiarvi una barretta di cioccolata, ok, ma è meglio che vi mangiate una mela, punto, perché... Come a me spiegava il dottore, se tutte queste cose, tipo i succhi di frutta, anche se sono senza zucchero, gli zuccheri è come se fermentano e diventano ancora più forti, tra virgolette. Io parlo, ragazze, come parlerei con mio fratello, con un'amica, con mia mamma per farmi capire, però non è che sono un dottore. Quindi io ho eliminato i succhi di frutta, mio marito li beve ovviamente, ma io li ho eliminati, non ne bevo quasi mai. Non ne sento nessuna mancanza, preferisco farmi una coppettina con la frutta fresca, mi dà anche più soddisfazione, perché la frutta fresca invece ha tutte le vitamine, le cose che ci servono e ci fa anche bene, il cocomero d'estate, eccetera. E
Quindi, cioè, non vi affidate a questi video di gente che vi viene a dire, ah, vi faccio vedere cose sane che mangio, e poi dopo vi fanno vedere, che ne so, la merendina perché è integrale. Cioè, la merendina integrale, ragazza, se noi ce l'andiamo a leggere, andiamo a leggere tutte gli ingredienti, tutto è, tranne che una cosa integrale, c'è solo un po' di farina integrale, ma dentro c'è tutto quello che metteremmo in un dolce fatto a casa. Allora, tanto vale che io me lo faccio in casa un dolce, una volta a settimana, per ipotesi, una volta ogni 15 giorni, quando mi voglio passare lo sfizio, mi mangio una bella fetta di torta, mi prendo la mia soddisfazione e poi riprendo a mangiare sano. Io, molto importante è stato anche l'organizzazione, per riuscire ad attenermi alla dieta, l'organizzazione che io mi facevo mentalmente su quello che dovevo mangiare durante la settimana. Cioè, per esempio, sapevo che oggi dovevo mangiare la carne, domani il pesce, eccetera, eccetera, mi facevo la spesa per le cose che potevo mangiare. Ho eliminato da casa le cose che io non potevo mangiare, cioè, non le compravo proprio, perché sapevo che per me sarebbe stata una sofferenza vedermele davanti. Quindi anche quello varia in base a come uno psicologicamente affronta il percorso, la dieta, quello che deve fare. Ops, faccio cadere cose. E se uno è una persona psicologicamente molto forte, può tenere a casa quello che gli pare, ma se uno magari è in una fase dove dice oddio, c'ho in quello sportello quella cioccolata, perché non la posso mangiare, perché non la posso... Poi finisce che prima o poi raga, ve la mangiate, sappiatelo. E quindi insomma, io, questo è quello il mio percorso. Io quello che vi consiglio è di affidarvi a delle persone competenti che vi diano tante alternative e non vi rinchiudano in un regime tipo... come dire, che poi non potete sostenere a vita, ok? Perché io veramente mangio tutto, qui c'è tutto, legumi, pasta, riso, cereali, patate, carne magra, prosciutto crudo, bresaola, verdure di tutti i tipi. Come vedete anche nel coso che vi ho fatto leggere io prima, il pesce praticamente tutto, la carne anche, quella magra ovviamente. La salsiccia non è che non la mangiavo mai, la mangiavo ogni tanto, però ogni tanto, ovviamente. E poi meno sono elaborate le cose, cioè per esempio il sofficino, no, cioè il sofficino sappiate che uno quando se lo mangia è uno sfizio, non è il vostro pasto ideale, ok? Poi ci sta che per velocità pure io compro delle cose così, non, però so che magari durante la settimana cerco di cucinarmi delle cose il meno elaborato possibile, tipo la carne grigliata semplicemente nella bistecchiera. Il petto di pollo, il pesce, a me piace molto al cartoccio, per esempio al forno, senza nessun condimento, quindi lo metto nella carta forno, ci metto gli aromi tipo freschi che ho nelle piantine, un po' di sale, un pizzichino di sale e basta, e lo faccio cuocere, me lo mangio così perché a me piace molto il pesce, però personalmente, quindi capisco che a chi magari non piace il pesce è un discorso un po' più complicato, però... cioè, meno, a volte le cose meno lavorate sono, no, a volte sempre meno sono elaborate e meglio è. Che altro volevo dire? Niente, dico affidatevi a delle persone competenti, non a video che, cioè nemmeno a questo, voglio dire, che vi fa vedere delle cose, mangiare sano, eccetera. Il mangiare sano, ragazzi, è mangiare semplice, più semplice possibile, meno elaborato possibile. E poi sappiamo tutti quali sono le cose che ci fanno bene e quelle che ci fanno male. Ovviamente i dolci sono dolci, sono una categoria a parte, sono una cosa che dobbiamo mangiare ogni tanto. Lo sfizio ci sta, ma tutto questo anche una cosa importantissima che vi volevo dire, per esempio, adesso va molto molto di moda mangiare senza glutine. Allora, su questo voglio dire una cosa. Se uno ha un'intolleranza o è celiaco, per forza deve mangiare senza glutine perché è per la sua salute che lo fa. Noi in famiglia abbiamo dei celiaci che sono costretti a mangiare loro senza glutine. È detto da dottori che
che li hanno tenuti in cura all'inizio, perché non è facile comunque scoprire questa intolleranza, si fanno tanti esami, poi quando lo scopri, non subito, magari se hai avuto dei problemi intestinali, eccetera, ritorni come eri, crea tanti problemi la celiachia purtroppo. Poi quando uno ha iniziato l'alimentazione corretta e si disintossica, diciamo, perché è quasi un'intossicazione proprio a livello di tutto il corpo. E poi uno inizia a stare meglio, eccetera, però all'inizio uno si deve far seguire da un dottore. E vi dico che i dottori hanno detto: non mangiate senza glutine se non siete celiaci o intolleranti al glutine, perché i prodotti senza glutine, ragazze, sono ad altissimo indice glicemico, perché i cereali che usano per fare i prodotti senza glutine, che sono il riso, il mais, sono i cereali con alto indice glicemico, con l'indice glicemico maggiore, e quindi, cioè, alla fine assumete più zuccheri. Le merendine senza glutine, poi non ne parliamo, ragazze, hanno i peggiori ingredienti, e cioè, nel senso che per renderle appetibili, voi provate a fare un dolce senza glutine in casa, non è facile. E se poi uno li fa spesso, anche la pizza, non l'abbiamo fatta per i miei nipoti, e poi ti abitui a quel tipo di cosa diversa, perché da lavorare sono molto diversi, eccetera. Ma farli venire buoni non sempre è facile. E le aziende industriali che producono cose senza glutine, per renderle appetibili, ci mettono dentro qualunque cosa. E mangiare senza glutine non è mangiare dietetico, non è mangiare sano. È evitare un componente che ad alcune persone fa male, ma agli altri non fa male. Cioè, meglio mangiarsi un piatto di spaghetti normale che andare a mangiare la pasta senza glutine. Parlo per chi non è intollerante, ovviamente, chi è intollerante per forza, cioè se no sta malissimo. La stessa cosa anche per l'intolleranza al lattosio, eccetera. Perché evitare dei cibi che non ci fanno male, secondo me è proprio un controsenso, perché noi dovremmo mangiare tutto, tutto nelle quantità giuste per quello che è i nutrimenti che dobbiamo dare al nostro corpo, ovviamente. Quindi preferire la frutta, la verdura, le cose sane. Ma ragazze, non fatevi fregare da questa gente che vi fa vedere: oh, ho comprato questo perché è senza glutine, le gallette di riso sono poco caloriche. Ma dove? Chi vi ha detto sta cosa? Cioè, sono poche caloriche, a parte sembra di mangiare cartone, a parte, ma sono poco caloriche, ma sono piene, sono alto indice glicemico, perché il riso è alto indice glicemico, quello bianco soprattutto. Il basmati no, è quello integrale no, e anche quello wild non è alto indice glicemico, ma il riso normale è alto indice glicemico, cioè vuol dire che è pieno di zucchero. Quindi, proprio per conformazione, quindi questo era quello che vi volevo dire. Quindi affidatevi a persone che vi danno una dieta proprio su di voi, sui vostri problemi. Se avete da perdere la pancia, vi daranno una dieta di un certo tipo. Se avete da perdere sederino, vi daranno una dieta di un altro tipo. Se avete ritenzione idrica, dovrete fare delle cose magari diverse. Quindi, ragazze, veramente, io vi ho fatto questo video perché vi volevo parlare della mia esperienza. E perché vedo in giro su YouTube dei video che trovo abominevoli a volte, perché danno dei consigli alle persone da ignoranti, perché ci sono dei personal trainer che vedo che sanno consigliare perché hanno studiato, hanno fatto dei corsi e sanno bene cosa dire alle persone. Non vi danno una dieta online via YouTube, non vi dicono mangiate senza glutine, no, non lo sentirete dire mai a una persona competente. Quindi non vi affidate ai vari video di persone così un po' che mandano qualunque schifezza e poi vi dicono ho comprato la barretta light, cioè no, non è quello che vi fa stare bene, che vi fa avere un'alimentazione corretta. Io spero che in qualche modo mi sono fatta capire, perché non so nemmeno bene, sono andata così a braccio e niente, ragazze, fatemi sapere le vostre esperienze, fatemi sapere, insomma, voi che ne pensate. Io vi ripeto, l'ho fatto per la mia salute ed è diventata uno stile di vita, e sgarro ora rispetto a prima non sgarravo mai, ora ogni tanto sgarro, vabbè, in gravidanza ovviamente, ciaone, però so bene che se io mangio delle cose accoppiate in un certo modo, per la mia salute è meglio, e quindi cerco quasi sempre di rispettare quella linea guida. E
E niente, ragazze, vi mando un bacio, scusate se ho parlato troppo e ci vediamo alla prossima. Ciao!